venerdì nelle sale il loro ultimo film, Il Cosmo sul Comò, diretto da Marcello Cesena. Sono qui con noi Aldo, Giovanni e Giacomo. Eccoli qua! Come stai? Ciao. Ciao, per la verità. Sono abituato a Luciana e tutto. No, per la verità, ora parleremo del Cosmo sul Comò, naturalmente, perché che è poi il motivo per il quale siete qui. Sì, certo. Naturalmente. Sì. Scusi, che ora è? Quasi le nove. Ma non sono segnale orario. Io sento ridere l'altro. Durante la pubblicità diceva che sentiva delle voci da quella parte. Deve essere lo stress per il film di Natale. Credo sia quella tensione. Sente sempre delle voci. Se, è appunto. È come se ci fosse una signora che la stanno per... Che urla. No, il pubblico è di là. È un rimbalzo. Basta dirlo. È l'età. Forse delle onde elettromagnetiche. No, ma è la tensione del film che fa benissimo. È un film molto bello, divertente. Scusa, l'unica cosa che per voi è noioso perché sapete già che andrà benissimo. Ecco, l'unica cosa è quella. Chi l'ha detto? Gli esperti dicono che quando c'è crisi economica la gente ha voglia di ridere e va al cinema, quindi andrà bene. Sono un po' gli stessi che hanno predetto questa catastrofe economica? No, sono quelli che hanno detto che non ci sarebbe mai stata. Appunto. E allora? Non sarà sfuggito al pubblico che Filippo, per presentare il Cosmo sul Comò, ha detto Aldo, Giovanni e Giacomo, ma Aldo non c'è. Infatti non ho sentito il pubblico dire, Aldo dov'è? Non c'è. Ma io ho sentito la signora lì che urla. Dov'è Aldo? C'è qualche problemino, ma si risolve presto. Era in camerino sta con dei problemi. Non sta bene? Non sta tantissimo. Un po' costipato, diciamo così, no? Sì. Di stomaco. Beh, no? Facciamo un applauso ad Aldo, allora, sì, che ci dovrebbe... Seria la cosa? Ma io non credo seria, no. Dovrebbe cavarsela in un paio di minuti. Che ora è, scusa, per favore? Un minuto ecco. Dopo quello che... Fianco a te e conto. È che il tempo è importante, perché sfugge e non... Vogliamo parlare del vostro film o di quello di un altro? Sento delle voci, porca di quella. Vuoi metterti il fazzoletto nell'orecchio? Giacomo, se ti metti il fazzoletto nell'orecchio è troppo grande, purtroppo. Se no. Allora, la domanda unica, se a parlare di voce o di film? Di film! Il Cosmo sul Comò, film e episodi. Perché avete scelto di fare gli episodi? Cioè, sono tanti film, tanti episodi. Ma guarda, io me lo sono domandato. No, perché è un po' la nostra cifra stilistica, se posso permettermi di usare questo termine. Ormai è esagerato. Vai avanti, ormai non so come continui adesso. Allora, stavo un attimo rimettendo a posto le idee. No, siccome ci sono venute tante idee... E ci dispiaceva lasciar lì delle idee così interessanti per noi. Sì. Allora abbiamo pensato di dividere il film in diversi episodi. Evidentemente è il film che tutti si aspettano di vedere in questo periodo, cioè a Natale, insomma al cinema, cioè si ride molto, si ride con grande piacevolezza e anche troppo, nel senso che secondo me l'unico limite dei film è che è un po' troppo. Si ride troppo? Ma... Sì. Ma non so. No, dicevano per incupirvi. Ma perché è così alto lei, signor conduttore? Adesso, oltre a sentire le voci, io sento delle voci e la sento altissimo. No, perché sei stato sino a 2 minuti fa con la litizzetta, quindi il mondo aveva una certa dimensione. Adesso ti ha colto la vertigine. Senti. Vediamo una scena del film. Adesso, mi spiace che non ci sia Aldo, ma cos'è successo, se posso sapere, all'incirca? Possiamo dirlo subito. No, all'incirca. Sì, all'incirca. È bello perché poi si svelano delle abitudini un po' arcaiche del nostro paese. Succede tutti gli anni. Lui fa il cenone di Natale una settimana prima. E perché? E perché loro, questa gente qua, noi... Questi di giù. Ma dai, lassù! La famiglia di Aldo, meridionale? Sì, no? Sì, ho capito. Vabbè, insomma, che è sta moda? Terroni, per la decisione. Fanno una tavolata di 172 persone. 172 persone. Il primo non conosce neanche lui. Certo. E non gliene frega niente. E mangiano tutti insieme. Una settimana prima. Settimana prima perché hanno paura di non farcela, mangiare tutto. Certo, sì. Si portano un po' avanti. Quindi è esagerato. Mi dispiace. Perché i piatti sono tantissimi. Sono svariati. Piace, povero. Ma ne parliamo magari dopo. Vabbè. Allora, vediamo la scena del film. Giacomo, dimmi. Dov'è? È l'ora di mandare l'RVM, una scena del film, Il Cosmo sul Comò. Giacomo fa il sacerdote ed è bravissimo. Sento delle voci. È quello, eccolo qua. Ecco! Guardate ecco cosa accade in questa scena. Il Cosmo sul Comò. Ah,
Allora lo dica, padre. Basta pentirsi anche all'ultimo momento e andremo tutti in paradiso. No, caro. Solo coloro che riconosceranno veramente di avere bisogno di Dio. Ma io ho tanto bisogno di Dio. Tu hai tanta paura di andare all'inferno. Da quant'è che non ti confessi? Beh, c'era ancora Pertini, abbiamo vinto i mondiali 2006. 82. Come passa il tempo. Aldo Giovanni Giacomo, c'è Giovanni Giacomo. Aldo! Eccolo lì. Aldo, okay. È qui! Ma grazie! Dai, sbrigati! Dai, su! Dai! Cammina, su! Aldo, vieni! Sì, ma vado. Aldo! Questo... Ma che bravo che ce l'hai fatta lo stesso! La buona mano! Adesso non riesci neanche a alzarlo. Dai, Aldo! Aldo, non è che mi sta guardando la questo, sera? Questo vittimismo meridionale però, dai! Esatto, dai, basta! Avrai un po' di peso sullo stomaco, Aldo, ma, dai! Ma fate così, ma se sta male... Vieni! Sta cercando cosa di dire qualcosa, di qualcosa! Parla con la bocca, non con la mano! Non capiamo, Aldo! Che reson! Non è ancora la tua ora! Gli abbiamo messo... No, ma... Cosa fai? Gli abbiamo messo un antispastico perché sennò... Vuoi una mano? Adesso si imbrana e gli si strappa... No, mi spiace, comunque niente paura, non vi impressionate perché Giacomo è stato a lungo infermiere, davvero, vero prima di fare l'attore? Sì, solo che adesso mi è scaduto il diploma, non ma so fa niente, se... È già anni che è scaduto. Ma aiutate, allora, ma sta male, aiutatelo. Stai così, guarda, fai così. Mi viene da vomitare, basta che ti muovi, non ti agitare, ti muovi troppo. Stai lì di dietro, dai. Ma lo vogliamo far sedere o no? Ma anche no, è meglio anche che stai in piedi? Secondo me se sta in piedi è meglio, ma così gli va giù non trova il braccio. Vuoi conoscere qualche piatto che mangiano loro a... No, ma... Davvero, ma interessa. Aldo, posso solo... Aiutiamolo. Cioè, dai, te lo tengo io così. Non ti preoccupare, sediamo. Ma mi dispiace vederlo così. Ma no, ma fa sempre così. Ma lo vedo debole. Vuoi mangiare qualcosa? Vuoi mangiare la pasta incrasciata? Un po' di zucchero, per tirarlo su. Zucchero, torrone, una cosa comunque, che... Comunque... Pane, panelle? Allora, ho portato il menù della famiglia di Aldo. Sì, no? Sì. Diamo lettura. Guarda già come lo fanno. Sì. Questo no, è il menù? Sì, viene regalato a tutti, no? Aldo, leggo cosa avete mangiato ieri sera. Sì. Allora, l'entrée è pane, panelle e patate fugghiute. Che non pasta incrasciata. Pasta incrasciata, sì, che è una schifezza che non ti dico. No? Poi c'è pasta ghi sarde. Poi c'è la stigliola. Sì? Stigliola. Non so, e a pane con la mievusa. Ah, pane con la milza. Con la milza in che senso? Come pane con la milza, Aldo? Esattamente. È fatto così. Aldo esattamente. Come è fatto il pane con la milza? Te lo ricordi? Come è fatto? Vuoi un sorbetto di fichi d'India? Perché poi loro alternano queste robe qua. Io non vorrei parlare. Ce l'ho fatta. Vuoi che già lasciatelo stare? Non ce la faccio. Lasciatemi fare. Ha ragione. Deve ancora venire il Natale. Sì. Maria! vabbè, però. Scusa, Giacomo, è ancora? Sì, beh. Poi ci sarebbe pasta con succo, poi c'è un richiamo di pane e panelle perché. Qui siamo solo al primo. La pasta di sardi. Pasta di sardi. Ma scusa! Ma basta! Fai qualcosa, Giacomo, scusa! Allora, tu che sei stato infermiere, non puoi fare qualcosa. Sei stato infermiere. Sono stato infermiere. Non ti preoccupare, adesso Giacomo borsa. Che è stato infermiere ci pensa lui, dice che ha una cosa per te che ti tira su. E ti allora, ci sarebbe da fare qualche iniezione? No? Ci vorrebbe procediamo? Una barella! Ci vorrebbe una barella. Aldo, vuoi dai. Che ti disfesciamo un attimo? Aldo, perettina? Siete sicuri? No, sicuri no. No, sicuri. Non lo si è mai nella vita. Mai, sì, però, Lei è diplomato, scusi? Secondo sì. Me. Ma dove? Aldo, beve la flebo? Non si fa così. Aldo, va che dopo ti viene la dissenteria, lascia perdere. Vieni qua, morto. Vabbè, continuiamo l'intervista qua. Vieni qua, su. Dove gliela metto la bomba?
E dove vuoi mettergliela la bulla? Dai! Ecco, stai lì tranquillo. Continuiamo così l'intervista. Volevo fare anche una domanda. Io la metterei qua la bulla dell'acqua calda. Volevo fare una domanda ad Aldo. Ma io non capisco perché... Vedere se l'intestino tenue è costipato oppure no. Ho capito, ma è rimasta tutta lì la pasta con le sardo, pane che avevo su tutte cose, sono rimaste lì. Posso aiutare anch'io? Vedo sempre Iara. Grazie. Libera. Gli facciamo una puntura di Plasil. Facciamo una domanda. Facciamo una domanda. Sul film, posso? Sì. Falla. No, ho letto che avete scartato molti episodi. Scusa, sto parlando. Avevate molte più cose da dire. Sì. E invece poi il tempo del film è quello. Ecco, cosa avete scartato, per esempio? Abbiamo scartato... Dove sei, Giovanni? Un episodio molto interessante con praticamente due... per pulirgli, per poi fargli l'iniezione. Ma perché? Per l'intervento. Basta che cammino un pochettino, digeri... Perché non stile a toccare di là? Bisogna smollare il duodeno per far circolare la cosa. Non ce l'ha, i meridionali non ce l'ha. Non lo sapevi, non te l'hanno... Ma perché in Sicilia fanno 19 portate? Calma. Dunque, allora diceva... Cosa serve questo? Questo serve fare dei buchi nel muro, però... Se vuoi tengo io. Dunque, vediamo un'altra scena? Vediamo un'altra scena. No, magari Aldo, siccome prima non abbiamo visto Aldo, c'è una scena invece in cui proprio... Che ore sono? Stai tranquillo, non è la tua ora, stai tranquillo. Non è la tua ora, ma... Allora, vediamo una scena in cui sei tu protagonista, dal Cosmo sul Conò, Aldo, guardatela, anche perché è un omaggio che... è un omaggio che rendiamo ad Aldo? Sì. È un omaggio che rendiamo ad Aldo. Non ce la fai girare? Sì, ma non mangiare così tanto. Questa è la danza del serpente che viene giù dal monte per ricercare la sua coda che è perso lì. Ma dimmi un po', sei proprio tu quel pezzettino del mio codin? Sì. Questa è la danza del serpente. Volevo dire una cosa seria. Aldo, posso farti la domanda o no? Sì. Tengo la mano. No, in questa sequenza, forse possiamo anche rimandarla alle nostre spalle mentre formulo la domanda, se Duccio può. C'è questa danza... Sì. Nella quale posso poi sì, sì, certo. Sì. Nella quale poi sì. No, mettiti la mia sinistra. C'è questa danza, nella... vero? Sì. C'è questa danza. Perché poi mi perdo io. Sì, nella quale Aldo alla fine come dire, evidentemente con un gesto simbolico, cioè si avvicina a Giovanni, vedete, ecco, e affronta questo tema molto attuale, diciamo, delle coppie formate da persone dello stesso sesso. No, cioè, quindi, c'entra niente questo. Scusa un attimo. Aldo. C'entra, c'è quel pezzettino del mio codin. Sì. Allora, io non l'ho letta così. Ma era tra le righe. Era nelle tue intenzioni? Sì, Giovanni. Allora, non te l'ho mai detto. Allora. Però io ho visto che era nelle mie intenzioni. Adesso... Ad onore del vero posso dire che quando loro... Aldo ha manifestato il desiderio di fare outing al cinema. Io non c'ero. Io ho lasciati fare. Lasciati fare. Perché non vivere la propria bisessualità in toto? Appunto. E allora? Senti, dunque, ho letto una cosa. Puoi stare qui mentre faccio l'intervista? È la prima volta che capisco. Volevo fare una domanda a Giovanni. Io sto bene qua. Bene, hai detto ci sarebbe anche una morale nel film, solo che è un po' nascosta. Si è addormentato. È una morale che è un po' nascosta e va a finire che è nascosta troppo bene e nessuno la trova. Ce la vuoi spiegare tu? In effetti è un po' nascosta, però la morale è insomma che abbiamo la verità e la saggezza a portata di mano, cioè sul comodino, ma non ce ne accorgiamo. Questa è la non idea. Siamo in grado di toglierla. Questo è il senso vero del film. Commosso. Io invece la tolgo. Ma perché? Sì? Hai cambiato mestiere, non sei più... Ma come stai? Meglio o no? Ma la puntura l'avete fatta? No, però io gliela farei. Facciamola subito. Intanto io fategli un'altra domanda intelligente. Sì, un'altra domanda. Volevo fare una domanda. A proposito di cose clamorose, siete protagonisti di Topolino. Vi hanno dedicato una storia su Topolino. Devo dire che entrare nel mondo dei cartoni animati,
si mangia meno. Sì, ma quello è abbastanza vero. Anche ma... se tu assomigli lui, assomigli un po' a un personaggio invece che mangia moltissimo, tra l'altro. Ciccio. Sì, è vero, Ciccio di Nalla Parola. Però Ciccio digerisce tutto e non fa come faccio. Io farei del Plasil, Dai. No? Sì. Allora, meno di sonfiano. Dai, gira. Sto già meglio. Dai, su, non facciamo così. Vuoi aiutare anche tu? Io vedo sempre Iara. Libera. Girati. No, ma attenzione. No, ma è orribile questa scena. Alta, così alta la fai. Ma perché? Stai buono! Perché vuoi scappare? Stai buono! Perché vuoi andare via? Stai buono! Ho detto stai buono! È buono! Dai! Ma lo senti a fare! Questa gente qua... Secondo me sta meglio! Secondo me sì! E la lettiga un po' meno! E la lettiga! Abbiamo perso le ruote! Non fa niente, la portate via poi tutti! Ah, la portiamo via tutti mano, insieme, non è, cioè, non è un problema! No, ma no, è facile! Sì, sì, no! Ma forse non è una ruota, è un pezzo di Aldo, non lo so! No, erano proprio le ruote, dai! Ecco, allora... Io volevo fare ancora due domande... Sì, ma no, poverino, lasciatelo stare! Abbiamo due minuti, spendiamoli bene questi due minuti. Dite al pubblico intanto perché bisogna andare a vedere il vostro film. Perché siamo un po' meno cretini di questa sera, intanto. Io continuo a sentire la signora non che ride. Va tutto bene. Però. Senti le voci. Sì. Posso chiedervi, visto che è Natale, una domanda personale. Come trascorrerete il Natale? Dove farete la cena di Natale? Beh, la faremo... Aldo, tu dove fai mia? La cena di Natale? Il cenone perché... noi la faremo a casa. Vieni qua, vieni che c'è le. Questo è il pacemaker. Aldo, mettiti qua seduto, tranquillo. Dove farete la cena di Natale? Beh, a casa mia, con tutte le famiglie riunite. Ma tutti e tre insieme sarete? Poi si digiuna dopo Natale. E cosa mangerete? Beh, antipasto lombardo con degli assettati e sottaceti. Poi c'è il cappone ripieno. Sì. Poi ci I ravioli sono prima, i ravioli in brodo sempre. Al burro succhi, fuso, no? Succhi, per poi dice. Finire con panettone e pandoro con crema di mascarpone, no? Crema di mascarpone abbondante. Cosa c'è, Aldo? Se, Aldo, non stai bene? Ho avuto un tragolo. Aldo, no? Non potete aiutarlo a salire qua sopra? No, ce la fa, guardalo qua, eccolo qua. L'ultima domanda. Quando c'è da sdraiarsi, i meridionali sono sempre lì a buttare. Ma la domanda ultima è... La faccia a ciascuno di voi. Giacomo, Pandoro o Panettone? Ma Maria, ma perché? Ma non si possono dire le marche. Io... Non si può fare il digiuno? No. Pandoro... Io preferisco il Panettone. Tu, Giovanni? Anch'io assolutamente, Panettone, uvette. Però quest'anno, per sconfiggere un po' la tristezza e la recessione, mangiamo anche il Pandoro. Ok, sì. E tu, Aldo, Pandoro o Panettone? Ma perché sei così infingardo? Una fettina di panettone. Se vuoi rispondere. Cassata. Cassata, Pandoro o Panettone? Mi sa che è arrivato Babbo Natale. Ecco, sì. Cassata, Pandoro. Pandoro, visto che sono mi perci le orecchie. Sì. Ciao, stai bene. Grazie di essere venuto lo stesso. Grazie tanto. Aldo, Giovanni e Giacomo, il Cosmo sul Comò. Ma lui l'ha visto il film, Aldo? Qualcosina gli aveva fatto vedere. Non tutto. Raccontategli voi il finale. Va bene. Perché secondo me... Grazie molto. No, voi di qua. Voi di qua. Di là. Ciao, arrivederci.